Proprio oggi, giovedì 24 luglio 2008, ricorre il centenario di una delle più belle, intense e leggendarie imprese olimpiche, la maratona di Dorando Pietri. La sua avventura olimpica emozionò così tanto la gente da diventare all'istante mito. Una storia, quella di Pietri, che è entrata nell'immaginario, tanto da trasformare quel piccolo eroe in un personaggio leggendario, talmente fantastico da ispirare romanzi come Il sogno del maratoneta o saggi come Scacco al maratoneta. Ecco quello che accadde in quel caldo pomeriggio di Londra. Sono le 14.30 del 24 luglio 1908, quando dal prato ad est del castello di Windsor parte la maratona olimpica. Il ritmo altissimo imposto da alcuni maratoneti inglesi e l'afa tremenda trasformano ben presto la gara in una corsa a eliminazione. Ad uno gli atleti scoppiano, travolti dal loro stesso ritmo. E a un miglio dal traguardo, Dorando Pietri, dopo una grande rimonta, si ritrova solitario al comando. L'ingresso dell'italiano nello stadio è accolto da una grande ovazione. Sembra già tutto scritto. Dorando deve compiere un solo giro di pista. Ma Pietri, distrutto, va avanti per forza d'inerzia. Non sa più dov'è. Entrato nello stadio, si mette a correre nel senso sbagliato. Poi, rimesso sulla giusta direzione, cade dopo pochi metri. Medici e giudici lo aiutano a rialzarsi, ma per Dorando è solo l'inizio di una via crucis. Si narra che tra coloro che lo hanno aiutato ci sia stato anche lo scrittore Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes. Intanto l'americano Hayes fa il suo ingresso nello stadio. Sugli spalti ci sono scene di isterismo. Il pubblico soffre. Gli ultimi 30 metri sono un incredibile calvario. Ma Dorando Pietri, barcollando, riesce a superare la linea d'arrivo e subito dopo sviene. L'italiano viene tolto dall'ordine d'arrivo a causa degli aiuti vietati dal regolamento. La squalifica di Dorando scosse profondamente l'opinione pubblica inglese, tanto che la regina Alessandra donò a Pietri una coppa d'oro del tutto simile a quella assegnata al vincitore. Un gesto di ammirazione e rispetto per l'eroe tragico di quella indimenticabile corsa. La sventura vissuta da Pietri colpì tanto l'immaginario degli inglesi che a distanza di 40 anni vollero rendergli omaggio invitandolo alle Olimpiadi di Londra del 48. Ma al posto di Pietri, morto nel 1942, si presentò, non curante dei rischi, un truffatore che raccontò in tribuna d'onore, senza nessun imbarazzo e con dovizia di particolari, il dramma vissuto da Pietri sulla pista del White City di Londra.